iscrizione gratis e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso vediamo a noi il capolavoro segui bene quello ti sto per dire il capolavoro europeo dell'inter l'anno scorso ha messo tanta di quella polvere sotto il tappeto che te non te ne puoi rendere nemmeno minimamente conto. Perché poi tutti i nodi vengono al pettine. Quali sono questi nodi che vengono al pettine? Sono la gestione eh, a livello atletico della squadra, sono i limiti tattici eh, che comunque si sono dimostrati, sono... Ehm, sono gli stessi infortuni perché ora anche Frattesi si fa male, cominciano ad esserci troppi infortuni muscolari, ma soprattutto le squadre di mister Inzaghi che sicuramente da quando è arrivato all'Inter è migliorato, non sto puntando il dito contro Inzaghi, calma perché non è tutta colpa di Inzaghi, anche perché poi l'Inter ha una squadra forte, sottolineo l'Inter quest'anno ha una squadra forte, deve provare a vincere perché per l'Italia siamo attrezzati nonostante davanti ci siano solo due attaccanti, nonostante lui sia uno modulo, per l'Italia ci siamo. Ma il capolavoro dell'anno scorso ha nascosto tante cose che non andavano, perché eh, se te vuoi crescere devi analizzare anche le cose dolorose, non puoi analizzare solamente le cose positive, ovvero sia 12 sconfitte in campionato e 40 gol subiti non arrivano per caso, perché te in un campionato normale... Sfido chiunque a dire il contrario te in un campionato normale, se perdi 12 partite col Kaiser che va in Champions League. L'anno scorso è stato un campionato anomalo, c'era il Ciapanò, come dicono a Milano. Non so se l'ho pronunciato bene. Quindi purtroppo ci, ci, ci sono ancora. Mh, ci sono delle cose da dove, dove l'allenatore non si schioda, c'è stata una proprietà senza portafoglio anche in questo mercato perché hai preso sì, fratesi, hai preso Pavard ma è andato via Brozovic, è andato via Onana, cioè eh, Lucacu l'hai lasciato andare, secondo me hanno fatto bene perché per tutti quei soldi poi vedremo alla Roma quanti gol fa Lucacu anche se con il non gioco di Mourinho, giocando in contropiede, Lucacu rischia di farlo, di farlo qualche gol, attenzione però. Come si dice dalle mie parti, le pecore, contiamole a maggio. Purtroppo la rosa dell'Inter, per come è assortita, per come la vedo io, sarebbe molto più efficace con un altro modulo, ma questo allenatore non si schioda da quel modulo lì, è inutile. Lui da quel modulo là non si schioda. Me, la, me lo dissero appena arrivò anche i ragazzi della Lazio. Guarda Giuseppe, lui da quel modulo là non si schioda. Tra l'altro, bisogna notare che tutti gli anni... Soprattutto da quando zaghi è qui, tutti gli anni ci sono quei due mesi di blackout, che la squadra ha quei due mesi di blackout e poi si riprende. Fortunatamente siamo sempre riusciti a limitare i danni, tranne lo scudetto al Milan, però questa è una squadra che sistematicamente, tutti gli anni, per due mesi, spegge la luce. Pace, caso Non voglio parlare degli infortuni, è colpa della preparazione, la preparazione l'ha fatta Topolino, ne ho sentite di ogni, no, io non voglio arrivare a quei punti là però c'è qualcosa che non va e io te lo ripeto per l'ennesima volta Inzaghi è un buonissimo allenatore per questa Inter qua, disastrata senza portafoglio è un buon allenatore ma se parliamo di livelli più alti Inzaghi va preso e messo da una parte perché non va bene sono le stesse cose che ti ho detto dopo il 5-1 contro il Milan Oltre allo schema, la cosa che a me preoccupa è che se questa squadra scende sotto un certo livello di intensità, corsa, atletismo, risulta inefficace, diventa prevedibile, perché anche perché questo è uno schema spaccacossa e perché tra l'altro questo schema non prevede i numeri 10, non prevede i tre quartisti, non prevede gente di fantasia eh, sull'esterno ai Danfris che secondo me eh, quest'anno è Partito bomba è partito bene, ma è, è comunque un calciatore. Non crea superiorità numerica. D'Afris, fortunatamente quest'anno, sembra si sia capito come sfruttarlo ancora meglio. Lo devi lanciare in profondità, è l'unico modo per farlo rendere al massimo. Lanciarlo in profondità, fallo scavallare. L'uomo non te lo salta, non te la crea superiorità numerica. Non c'è gente che salta l'uomo nemmeno quest'anno se non Turam, è l'unico che salta l'uomo. Centrocampo si insiste sui 35 anni, è una squadra che comunque ha 2-3-35 anni tutte le partite titolari e che si insiste ancora. Io ho i dubbi che ho su Sommer, te lo ripeto, guarda, ti ridico le cose di questa estate. Sommer è un buon portiere tra i pali, molto rivedibile nelle uscite basse, nelle prese alte e nelle uscite in generale. È un portiere che non esce, che è murato in porta. Nonostante tutto, l'Italia ha comunque una rosa per giocarsela fino alla fine. Non ci devono essere alibi, però l'allenatore, tanto è quello lì, fa sempre quelle cose lì. Non cambia, difficilmente lui rischia ed è per quello che, secondo me, i Zaghi più di un totto non arriverà mai perché è un allenatore che non rischia. È un allenatore che si mette in discussione fino a un certo punto perché questa è una rosa. E provala a farla giocare in un'altra maniera. Questa rosa, prova a metterti, a metterti dietro a quattro. È vero che poi i difensori vengono attaccati a campo aperto, ma prova prova a giocare con tre centrampisti e una mezza punta, cioè prova qualcosa di nuovo. No, sempre le stesse identiche cose e saranno sempre le stesse identiche cose da qui a fine stagione. Quindi, la rosa per quello ti dicevo, la rosa buona sì, ma fino a che punto questa rosa è buona se lui la sfrutta in una determinata maniera? Ripeto, la colpa non è solo di Zani, che poi che colpa c'è da dare? è appena è cominciata la stagione la Salernitana come ho detto ieri a differenza dell'Empoli è una squadra che se la tieni in vita fino al novantesimo fortunatamente non gioca di A meno male la Salernitana ti fa male, non è l'Empoli attenzione perché la Salernitana è una, è una squadra che eh, che non ha regista per Paolo Sosa tutti i giocatori di movimento sono registi è eh, una squadra che è imposta da dietro a tre recupero alto della palla pressing, giocano di prima appena recuperano la palla verticalizzano quindi bisogna stare attenti a questi campetti qua questi campetti piccoli stretti dove c'è tutta questa gente addosso, dove c'hai una squadra affamata come la Salernitana che gioca molto bene a calcio, attenzione attenzione, sono feroci vengono lì, poi noi abbiamo la Champions abbiamo il Benfica, anche, anche quell'altro vengono, sono assatanati perché devono fare il risultato? Quindi calma, calma. C'è la spia rossa accesa. Dopo 3-4 partite, c'è già la. Dopo 5, 6, 7, 10 partite, c'è già la spia rossa accesa. Giocatori e sono stanchi. Quindi calma, torniamo con i piedi per terra. Calma, calma. calma. La sconfitta è a volte. Se te le prendi nella giusta maniera, se te le valuti nella giusta maniera. Le sconfitte a volte fanno anche bene, però bisogna incominciare a rischiare e a metterci un po' più, più in discussione, perché se no, se si sta tutti attaccati alla poltrona, mi, mi rivolgo anche all'allenatore a fare sempre le stesse identiche cose, alla fine diventi prevedibile. Ciao, Intel.